Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio lo consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò, inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare, la gente domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Lui può farlo, quando lo farà, come lo farà, non sappiamo. Questa è la sicurezza della preghiera. Il bisogno dirlo con verità al Signore: sono cieco, Signore, ho questo bisogno, ho questa malattia, ho questo peccato, ho questo dolore, ma sempre la verità, com'è la cosa. E lui sente il bisogno, ma sente che noi chiediamo il suo intervento con sicurezza. Pensiamo se la nostra preghiera è bisognosa e è sicura. Bisognosa perché diciamo la verità a noi stessi. È sicura perché crediamo che il Signore può fare quello che noi chiediamo.